Alberto Cirio, proclamato presidente della Regione Piemonte. Abbiamo raccolto il commento del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla domanda se ci si dovrà aspettare la stessa concordia istituzionale che ha animato i loro rapporti in questi anni. Ecco la risposta del primo cittadino. Ci dobbiamo aspettare che la politica continui a lavorare nell'interesse delle torinesi e dei torinesi per quello che mi riguarda e dei cittadini della città metropolitana. Questo è lo spirito che ci ha animato in questi anni e lo spirito che continuerà ad animarci. Auspico che vi sia lo stesso spirito da parte della nuova giunta regionale sui tanti dossier che abbiamo aperto e che devono essere portati a terra. Penso ad esempio al nuovo piano socio-sanitario regionale, che è una cosa che va definita certamente in termini di competenza dalla Regione, ma che deve avvenire soprattutto per quanto riguarda la città di Torino in un'ottica di dialogo, in un'ottica di confronto. Sono tante le questioni sanitarie aperte, a partire dalle liste d'attesa, a partire dalla medicina territoriale, la partenza dei cantieri dei nuovi ospedali, delle case di comunità, e dentro questa cornice tutto il tema della relazione tra politiche sanitarie e politiche sociali assume un ruolo centrale. Ovviamente aspettiamo, attendiamo di vedere le decisioni del Presidente Cirio relativamente a quelle che saranno le persone che verranno individuate a gestire le diverse questioni sul tavolo. Sono ovviamente quelli i temi su cui ci confronteremo, quelli culturali, quelli sociosanitari, quelli infrastrutturali, quelli dello sviluppo economico, del rilancio degli eventi e del consolidamento di Torino come piattaforma di grandi eventi internazionali, e dentro questa cornice, col consueto spirito che ha contraddistinto gli anni precedenti, continueremo a lavorare nell'auspicio che vi sia analogo spirito dall'altra parte. In bocca al lupo al Presidente Cirio e alla squadra che governerà la Regione Piemonte, lo dico da sindaco, ma lo dico innanzitutto da cittadino torinese e piemontese.